Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Il coro è di 80.000 persone, prolungato, osannante. Che cosa si prova dentro, Diego? È una cosa incredibile, incredibile. Por dentro sentia che la gente di Napoli mi vuole bene e questo a me mi piace. Diciamolo a chiare lettere, è stato lui il protagonista assoluto di Napoli-Lazio e non solo per le 3 reti valide segnate. Si è fatto applaudire anche quando, alla maniera di Piola, è andato in gol con la mano. O Scugnizzo, come lo chiamano simpaticamente i napoletani, ci ha provato. Chissà che non sia stato quello il momento che ha scatenato in Maradona la voglia matta di segnare. Per lui, inginocchiato in adorazione, ha pregato anche Ferlaino. Se nel primo tempo aveva suggerito 1, 2, 3 volte la via del gol, nella ripresa ha pensato di far tutto da solo. In campo sembrava non esserci che lui, eppure giocavano e come Bagni, Ferrario, Battista, Marino, Laudrup. Sentite il commento di Vinazzani. Ma oggi ho visto un giocatore incredibile che appartiene forse veramente a un altro pianeta, che è Diego Maradona. Un giocatore che fa tutto con la palla, può inventare tutto, corre, cosa che non è facile né fuori classe, quindi direi che la differenza la fa sempre lui. I gol, 4, ed hanno tutti la sua paternità, anche se la firma Maradona la può porre ufficialmente soltanto su 3 di essi. Meritano di essere visti e magari rivisti. E noi lo facciamo. Una rapina il primo, il pallone indirizzato in fase di disimpegno da Vianello verso Orsi, viene agganciato ed il gol è cosa fatta. Persino il sole sembra volersi infilare nell'obiettivo del nostro operatore, quando la ripresa è dal basso, per partecipare alla festa. Solo Lorenzo osserva mutolito e ricorda forse la polemica dell'andata quando sminuì il valore dell'Argentina. L'unica punta che la squadra laziale aveva schierato in campo diventa ancora più insufficiente per osare. Fino a quel momento, infatti, Di Fusco era stato sul chi vive una sola volta e poi mai più chiamato in causa. Contestazione sulla rete del 2-0 quando Filisetti devia il pallone carico di effetto, calciato dal Pibe De Oro, ma l'arbitro Pieri dirà che era dentro di 50 centimetri. Precediamo una volta tanto la moviola e chiediamo scusa, lasciando a Sassi la parola. Non è finita. Diego Armando Maradona pennella col suo sinistro, intuendo l'uscita di Orsi, la rete del 3-0, mandando il pallone a 20 centimetri tra l'incrocio dei pali. Ma nel suo repertorio mancava la rete direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, alla maniera di Garrincha, di Tacchi, di Palanca. Ed allora ci prova. Orsi respinge. Al secondo tentativo, dal cappello a cilindro, il colpo magico che farà ancora disperare Orsi, imbrigliato tra le maglie della sua rete, come il classico pesce fuor d'acqua. Non può farci proprio nulla. Esulta invece, come un bambino, Maradona.